Allora c'è Ciro, Elena, Monica e Lucio. È come quelle barzellette, c'è un Ciao, ciao. italiano, un inglese, uno svizzero. Sono con le cuffie nelle orecchie e fanno una sessione di ipnosi esoterica. Abbiamo sentito i punti di Ciro. Siete già connessi, ma vi accompagno lo stesso. 5, 4, 3, 2, 1. Come lo vedete? Allora, io lo vedo, ha un tipo un saio, i sandali ai piedi, sta camminando su una, sulle mura di un, che portano a un castello. C'è questo muraglione altissimo, che è il sentiero che porta a questo castello. Ti dà l'autorizzazione, Elena? Sì. Monica. Mi propone una vita molto tranquilla, una vita in cui vedo che è in un garage, ripara biciclette, si occupa del giardino, va a fare jogging. Ti dà l'autorizzazione? Ok. Vibrazione. Prima Elena, poi Monica. 8 miliardi e mezzo. 11 Monica. miliardi. Cervello. 9,2. 8. Consapevolezza. 113%. Sì, 118. PS. 39. Sì, 43. Vite precedenti. 2816. Me ne dà quasi 3000, 2997. Entità eteriche. Subito una domanda, disincarnati. Attaccati a lui. 3. Ne vedo 3. C'è lo zio anche? Ci sono due uomini, sì, penso proprio di sì, è una donna. Sì, lo zio lo vedo alla sua sinistra, vicino alla spalla a sinistra. Lo zio è vicino alla spalla a sinistra, cioè comunque nella registrazione, Ciro, ma no, perché non aveva sentito. C'è tutto nella registrazione se non senti delle parole perché sei lontano, hai una connessione un po', forse. E Monica, vedi dei disincarnati? Io ne vedo più di tre. Tre, appunto, potrebbero essere quelli della sua stretta cerchia familiare. E poi ce ne sono altri, diciamo così, raccolti in vari luoghi che lui ha frequentato. Quindi che interagiscono con lui quando lui va in quei luoghi, che lo Sì. aspettano, tra virgolette. Vabbè, quindi non sono collegati direttamente a lui, No. sono, cioè lui ha una ricettività e questi si Esatto. attaccano. Gli esterni quanti sono? Stiamo parlando di? Io ne vedo sei. Ok, Sei altre entità. a parte i tre, oltre i tre. Altre entità eteriche, Monica, finisci le tue e poi me le dice anche Elena. No, io vedo tipo, non so, un dinosauro, quindi un rettile.
Vedo due Elohim. Un anfibio. E una civetta, un falconiforme. EDL? Ne vedo quattro. Elena. Sì, quelle di Monica, quelle che ha visto Monica, e poi vedo una mantide e due uomini del tempo in più. Mazza, quanta gente. C'è un sacco di roba. Entità mentali. Vuole. Io ne vedo tre. Allora, una di livello 2, una di livello 4 e una di livello 6. Allora, quella di livello 6 è allora, questo sistema mentale fa sì che Ciro abbia sempre, come se lui si potesse muovere solo dopo aver agganciato un pensiero che loro propongono. Cioè, come se non potesse muoversi se non con un'idea imposta. La sei, hai detto? Sì. Ok, idea imposta la chiamiamo. 4. La 4 fa sì che lui allora in eterico mi fa vedere questa immagine qua. Ogni volta che lui fa qualcosa deve cambiare o posizione o luogo in eterico, no? Quindi è come se non riuscisse a stare fermo su una cosa per troppo tempo. Ha proprio come un'esigenza. È come se vedo proprio che gli cresce quasi un po' di ansia e deve cambiare o posizione o luogo o cambiare qualcosa di quello che sta dell'azione che sta facendo o della situazione in cui è. La 2 è questa sua incertezza interiore che fa sì che lui cerchi sempre una risposta all'esterno, è quello con cui poi si collegano, vedo, gli Elohim e la mantide che gli mandano i messaggi a cui lui si aggancia. Monica, bah, se c'è da aggiungere, quando parliamo di entità mentali c'è sempre una convenzione che è questo livello, no? Questo numero che noi diamo da 1 a 10. E spesso voi dite è una 3/4, ecco, vediamo se più o meno i livelli sono gli stessi o quel range. Allora, Quello che vedi, Monica? i concetti e i livelli sono simili, solo che me li dava come due termini opposti. Mi dava un livello 3 e un livello 6, dove il livello 3 era disconnessione e il livello 6 è connessione. Però in verità sono cose molto simili a quel che ha detto Elena, perché nel livello 3 di disconnessione è come se lui fosse disconnesso da una realtà pratica. Quindi, per esempio, disconnesso dalla tecnologia, disconnesso dalla gestione dei soldi. E nel 6 la connessione, invece, è la connessione che lui cerca, verso i piani più sottili, anche in tutte le sue modalità che abbiamo visto essere molto particolari, no? Quasi in maniera ossessiva. Di comunicazione con i disincarnati, di andare a ricercare dei segni, di andare a provare con delle sostanze a raggiungere altri livelli.
Però vedi i livelli invertiti, quindi il 6 che è di Elena tu lo vedi come 3 e il 2 di Elena lo vedi come 6? No, mi sembra di No, uguale. sono uguali. Sì. Ok. Va bene. Ci sono impianti? Allora, io vedo questo impianto mentale che è proprio come se fosse lo scheletro di un elmo, tipo dell'antica Roma in ferro acciaio. Ok? Quindi solo lo scheletro, quindi la forma all'interno della testa. E questo è l'impianto mentale. Poi vedo due impianti alle spalle verso le scapole. Ok, è come se ci fossero due barre di metallo. E, diciamo, in eterico è come se da lì partissero due specie di ali, che però non sono usate come ali, ma sono, diciamo, lo vedo come se in eterico questi impianti facessero sì che lui stia agganciato a qualcosa e il suo range di movimento sia molto limitato. Poi vedo un impianto, diciamo più o meno in coincidenza del plesso solare. E poi vedo due impianti sul dorso dei piedi, uno a destra e uno a sinistra, che sono collegati con questo qua del plesso solare. Con che scopo? Questi vengono utilizzati durante le abduction. È come se venisse agganciato dai piedi e da qua e tenuto in sospeso così durante le abduction. Come dei sensori di riferimento per Sì. tirare su. Sì. Monica. Sì, confermo, vedo solo ancora qualcosa in più all'intestino, zona intestino, addome intestino. Monica, quante abduction al mese? Non mi sembra che siano sempre state continue, cioè è discontinuo nei periodi, non c'è linearità. Ci sono stati dei periodi di maggiore intensità, dove fondamentalmente non c'era quasi sosta. Devono essere a volte anche 2 a settimana, così 3 a settimana. Quando era più giovane, quando non era all'estero, quando era in Italia, quando era in un altro paese dell'Europa. Molto legati anche a degli avvenimenti che succedevano all'esterno, come se gli avvenimenti che succedevano all'esterno fossero anche una buona opportunità per intensificare le abduction. Come quali? Allora, io lo vedo fortemente connesso, mi fa vedere come una specie di triade fra papà, zio e lui. Ed è come nel momento in cui succedevano determinate cose al padre piuttosto che allo zio, questa connessione si riverberava su di lui anche per attivare delle abduction e non solo. Ok, quindi da un massimo di 2-3 settimana a un minimo di, come adesso, adesso quante sono? Secondo me adesso sono più discontinue. Potrebbero anche essere una al mese. Elena, confermi? Sì. Nome del progetto. Chi vuole? Allora, lo vedevo già prima mentre Monica descriveva le abduction. Defolgorazione. È come se quando lui viene a, diciamo, tutte le azioni che compiono lui tramite gli impianti formano intorno alla sua sfera di azione come una sfera proprio di scosse che lo mantengono dentro a
a questo campo elettrico quasi, cioè l'immagine è come se fosse un campo elettrico energetico dove lui può muoversi solo con quelle vibrazioni lì. Maica, nome del progetto. Sì, mi era venuto defibrillatore, il concetto è proprio questo. Va bene, chiamiamo il disincarnato zio e il vivo padre, visto che sono una triade. Li mettiamo il padre nel cinema, lo zio accanto già al portale aureo aperto. A me è arrivata questa informazione, come se fossero riuscite, diciamo, come se le entità fossero riuscite a ripetere, un certo loro schema, impostato appunto su, su collegare loro tre, ognuno durante la sua esistenza, a, diciamo, entità esterne a cui affidarsi. E stanno riuscendo a ripetere questa cosa dallo zio, nonno e Ciro, cioè papà e Ciro, in maniera tale da poterli tenere sempre su una stessa via, su uno stesso sentiero per poterli controllare e mantenerli con appunto le frequenze basse, vibrazioni basse per poterci lavorare. Purtroppo nella realtà in cui siamo immersi, uno come il papà di Ciro, che vede le persone morte prima che si diffonda la notizia della persona morta veramente, che magari aveva giocato i numeri all'otto perché ha sognato qualcuno che gliel'ha dati, sono dei privilegiati, in realtà sono dei controllati, interferiti pesantemente. Questo è un trucchetto molto abile delle interferenze che danno un pochino, che ti fanno sentire speciale. E che intanto succhiano l'inverosimile, prendono il prezzo da pagare e lo prendono anche con gli interessi. Questi sono gli interessi del padre. Cosa prendono al padre? Giusto per sapere, non analizziamo soltanto. Tanto il padre è venuto nel cinema, c'è. Sì, prima fila. Già un risultato. Allora, io vedo, è come se il padre prendesse, vedo che è come se fosse collegato a un tubo da cui prendono l'informazione di come si muove e di come funziona il suo campo vibrazionale, quindi in toto, e prendono e continuano di continuo a prendere informazione ma anche energia con una certa regolarità in maniera tale che lui stia sempre a una certa frequenza. All'esterno può sembrare quasi che lui sia un po' apatico, quasi indifferente alle emozioni, nel senso che quello che posso vedere da qua è che sente magari la felicità o la tristezza, ma poco, senza tanta differenza, che riescono a mantenerlo sempre a un certo livello. Monica. Ma diciamo che il papà mi sta portando al nome schizofrenia. Me lo sta ripetendo in maniera ossessiva, ricordandomi che, da dove viene. Questa parola che è schizo, in greco significa proprio dividere, Differenza. separare, esatto. L'esperienza della separazione la sta vivendo il padre, ma la sta vivendo anche il figlio, pur non avendo questo tipo di malattia clinica conclamata. Però entrambi stanno vivendo la dissociazione.
c'è proprio questa via comune. Quindi che da un lato li fa sentire, tra virgolette, speciali, eletti. E qui vedo molto l'intervento dell'Amantide che dà questa illusione di essere diversi dagli altri, di riuscire a percepire cose che gli altri non percepiscono. Dall'altra, invece, l'impossibilità di riuscirsi ad integrare all'interno della famiglia, all'interno di un contesto sociale. Quindi vedo proprio questa separazione, questa dissociazione e infilate in questa separazione tutte le entità che abbiamo detto, come se facessero proprio leva con le loro zampe, mani, eccetera, per poter creare sempre maggiormente di più questo allontanamento fra le due parti. Dimmi. Per non creare equilibrio, per non creare unione, per non creare armonia. Disarmonia. Sì, e anormalità. Ok, padre cosa fa nel cinema? La vedo un attimo scioccato, tra virgolette, nel senso, come se vedesse improvvisamente la realtà e facesse fatica ad accettarla. E lo zio disincarnato? Lo zio, io vedo che si è tolto un peso. Gli diamo una VIC allo zio. Così se ne toglie pure due. Che fa? Cosa vuole dire lo zio a Ciro? Intanto il portale Auro è aperto. Chiamiamo tutti i parenti di tutte le generazioni di Ciro. Quanti ne arrivano per te, Elena, e quanti per te, Monica? 189. 187, sì. Cosa dice lo zio? Non so, Monica. Sono riuscita a vedere adesso la dinamica della triade. Non so se riuscirete anche voi a vederla. Ed è per me un forte alleggerimento aver visto tutto questo. Vuole dire qualcosa a Ciro? O al padre di Ciro, che credo che sia il fratello, giusto? Sì. Mi piacerebbe regalarti degli occhiali che ti potessero far vedere chiaramente quello che sta avvenendo. Mi piacerebbe farti capire è una trappola. Elena. Sì, questa cosa qua aggiunge la storia di tuo papà è la sua storia. Non puoi viverla tu e non puoi salvarlo. Liberati da questo fardello. Come lo vedi esteticamente, Elena? Lo zio. Adesso, dopo la Vic, vedo l'essenza che è un po' sollevata da terra e è come se fosse la sagoma di un uomo o donna, cioè di una persona senza caratteristiche particolari, a cui si vede attraverso. Cioè, si vede attraverso questa sagoma ed è
violettina, rosacea. E prima della ficca? Allora, prima lo vedevo abbastanza magro, molto magro, abbastanza alto, molto magro e come se fosse stato chiuso in una morsa. Quindi quasi che non riusciva a muoversi. Va bene, lo salutiamo. Lo facciamo andare nel portale aureo insieme ai 100 erotti parenti e lo chiudiamo. Causa esoterica del problema con i numeri. Per me questa entità di disconnessione, Infatti. dove è disconnesso da delle cose prettamente pratiche, proprio perché tende invece molto ad attaccarsi sia a questo discorso che abbiamo visto con Elena di identificazione quasi con la storia del padre, sia proprio a cercare delle risposte, dei segni, dei contatti con i disincarnati. E quindi ciò che invece è più pratico, i numeri, i soldi, l'organizzazione anche delle giornate, delle attività, chiaramente gli riesce più difficoltoso. Elena? Sì, ho visto la stessa cosa, proprio come se è quasi come se la connessione con i numeri, con una sequenza numerica, un risultato numerico lo portasse troppo a essere concreto e questo l'entità non lo vogliono e quindi oltre a farlo diciamo muovere non essere mai stabile nelle cose è come se gli girassero anche i numeri. Potrebbe se lui facesse in questo momento se lui facesse dei test come fanno tipo ai bambini potrebbe risultare discalculico addirittura, cioè come quasi che se gli invertissero i numeri. Ok, causa esoterica della concentrazione, bassa concentrazione. Io direi la stessa entità. Chiamiamo la DMT, principio attivo dell'ayahuasca, che lui ha utilizzato 3 volte in vita sua, e le entità, se ci sono, connesse alla DMT, sia in generale, sia nel caso specifico di Ciro, se sono le stesse, meglio ancora. Appena tu hai detto chiamiamola DMT, mi è arrivata così subito, istantaneamente, l'immagine del triangolo illuminato con l'occhio dentro, proprio all'istante, con un'enorme luce. Direi addirittura che in generale è proprio connessa con la loro energia, quasi come se avessero trovato un concentrato di connessione con il loro programma, mi viene da dire. Monica. Allora, mentre Elena parlava, questo triangolo si è collegato alla triade che abbiamo visto, Ciro, padre e zio. E ho visto che possiede come una forza attrattiva rispetto al secondo universo e ai disincarnati. È come se fosse anche una sorta di calamita. Fossero proprio riusciti a realizzare questa sostanza che ha queste caratteristiche. Di aprire questo canale qui, Disincarnati Secondo Universo. Pugni eterici, riceve dei pugni sul petto in uno di questi momenti in cui è sotto l'effetto di questa sostanza. Che è successo? Allora, è come se facendo vivere a Ciro quel momento lì, quel momento di violenza fisica, okay, gli creassero,
quell'emozione e quel proprio fisicamente quell'emozione, quella sensazione di dolore fisico, per far sì che raggiungesse un certo grado di vibrazione, di basse vibrazioni, bassa frequenza, per poterlo agganciare e prendergli tutta quell'energia lì, per il secondo universo, i demoni di cui parlavamo prima. Cioè, lo vedo proprio che un modo per abbassare le vibrazioni di Ciro e dall'altra parte ciucciano proprio tutta questa energia. Monica. L'impianto che abbiamo visto, collocato sul plesso solare, intensifica queste attività in cui lui si sente quasi pugnalato o preso a pugni sul petto e diventa anche occasione nel momento in cui assume questa sostanza per una concomitante abduction, cioè come se si creassero una simultaneità di fattori. Quindi l'abduction più la connessione con il secondo universo, la sottrazione appunto della sua energia. E Vede l'impianto è sempre molto funzionale a sotto questo. DMT, vede lo zio che lo libera. Ha visto lo zio? Mi hanno fatto vedere lo zio un ologramma in eterico. Era un modo per agganciarlo. Lui era stato un modo molto semplice per agganciarlo, per agganciare le sue credenze, la sua fiducia. Monica. Vedo che questa sostanza, la DMT, ha proprio un programma molto preciso e una delle tappe di questo programma che vengono rispettate è proprio questa, di creare degli ologrammi talmente tanto vividi da assolutamente confonderli, no? Con i disincarnati. È Ecco, ma stata messa a punto. la DMT è una sostanza naturale, che poi viene sintetizzata, eccetera, ma l'ayahuasca è naturale. Qual è il senso di una sostanza che in qualche modo attira, apre canali, sì, ma attira con estrema facilità le entità e confonde l'uomo direttamente nella creazione nostra, quindi la Matrix? Sì, questa cosa l'ho vista proprio prima e volevo aggiungerla, proprio rispetto alla ayahuasca. È come se loro riuscissero a, cioè, creando una cosa che sembra molto naturale, okay, fa sì che le persone vengano infatuate e quindi la seguono completamente aperti, senza nessun dubbio e senza nessun freno. Ok, questo fa sì che apra completamente i canali, quindi tutto naturale, tutto un ambiente naturale, tutta un'ambientazione molto che in teoria dovrebbe fluire e questo fa sì che si lasciano completamente andare. Monica. Questo è uno degli insegnamenti della Matrix. Nella Matrix è contenuto tutto. Non significa affatto che ciò che è naturale necessariamente porti benessere. Vedi per esempio alcuni funghi velenosi e mortali. Esatto, Un morso di un serpente della Matrix mi vuole certo. bene. Il serpente si difende e ti inietta un veleno ti lascia 10 secondi di vita. Questo serve proprio per attivare la capacità di ragionamento, di discernimento dell'essere umano. Questo è Causa uno dei esoterica, principali compiti. visto che ho notato questa cosa, che l'ayahuasca, la DMT, conquista soprattutto gli uomini e li rende anche piuttosto convinti che quella sia stata una strada, sia e sia stata una strada valida. Alcune scelte della loro vita, non in particolare mi viene in mente, sono state dettate dall'ayahuasca, che ha detto fai così, fai cos'ha, aveva ragione l'ayahuasca. Sì, la prima differenza che mi è arrivata è che proprio in eterico, a livello energetico, è come se la donna fosse, diciamo, in prima battuta guidata più dall'emozione, dal sentito, dall'intuito, no? Quindi più dalla pancia. E quindi magari
a volte può sentire che c'è qualcosa che per intuizione c'è qualcosa che non va, diciamo più frequentemente rispetto all'uomo, mentre l'uomo è più portato, diciamo, come prima battuta da una cosa più mentale, nel senso è naturale, quindi posso affidarmi. O uso un mezzo. Esatto. Monica? Sì, è molto importante. Questa cosa detta, sì, è molto valida e efficace. L'altra immagine che mi si è presentata è come una specie di riconnessione tribale in cui c'è questo gruppo di uomini. Gruppo di uomini tipo come se fossero cacciatori e raccoglitori. In questa loro attività trovano appunto anche questa sostanza naturale, no? Quindi, come dirti, quasi un ritorno ad un nucleo tribale. Fa sì che siano soprattutto gli uomini ad aggregarsi intorno a questa cosa. Ok. Va bene, chiamiamo nel cinema tutti quelli che hanno fatto uso di DMT. E vengono. C'è Ciro che sghignazza. Beh, è un fatto importante, bisogna saperlo. Noi li invitiamo nel cinema e loro prendono atto, possono dire siete tre pazzi e possono dire ah ok ne prendo atto o cazzo ho fatto una minchiata. Elena non dire parolacce, te l'ho già detto. Poi le inizia a dire anche Monica. Quanti arrivano? Non so, un numero, una percentuale. Ma io il primo numero che mi è arrivato, che vedo così, 300. Solo? Nel cinema sì, perché allora ce n'erano alcuni che sono entrati e sono andati, alcuni già da fuori no, altri non si può, non sono proprio avvicinati. Quelli che sono entrati e stanno, io vedo circa 300. Monica? Sì, erano 500 e ho visto che i 200 hanno dato una sbirciata e se la sono squagliata poi. Ma io mi aspettavo migliaia e migliaia, se non centinaia di migliaia. È dura vederlo. Parecchio. L'altro caso che abbiamo avuto di ayahuasca è venuto? Allora, io ne vedo due. Uno che è come se si fosse dimenticato dell'informazione dell'altra volta e adesso la sta riprendendo, e l'altro invece è venuto per confermare l'informazione che già aveva preso e che ha fatto sua, ed è come se qua la enfatizzasse per i presenti. Ma quello che intendo io è il primo o il secondo che hai detto? Il primo. Quindi se l'era dimenticato. Diciamo che diciamo come a livello inconscio è stato più comodo dimenticarselo. Monica? Vedo che c'è anche una donna che ha già fatto la sessione e che per qualche ragione non aveva avuto il coraggio o voglia di raccontarlo, che aveva fatto uso di ayahuasca. E viene qua. Oh. Ha quasi un po' chiedendo scusa se non l'ha detto. Bah, non è che deve chiedere scusa, ha perso un'occasione di analisi. Va bene, causa esoterica del fatto che Ciro vuole abitare altrove e non nel paese con le montagne. Vuole abitare al mare e non in montagna. È come se lui volesse essere parte integrante della natura il più possibile. E quindi mi è venuto proprio come se lui
quello che diceva prima, no? Dà fastidio vestirsi. È proprio come se avesse proprio dentro questa necessità e sensazione di essere parte integrante della natura. E quindi senza vestiti, si sente più parte integrante, cioè il contatto con proprio col terreno, vedo proprio come se camminasse in mezzo al bosco nudo e lui sarebbe a suo agio così, cioè sarebbe il suo posto ideale. Bosco vicino al mare, intendo, no? Vegetazione, ecco. Monica. E io lo vedo molto connesso a una dimensione tribale, Oh. in cui potrebbe anche rinunciare a molti agi, a cui noi siamo abituati, senza grossi problemi, vivendo il più possibile proprio in libertà, sì, Esatto. anche di corpo, come ha detto Elena. Sì. Ed infine la fiamma, chiamiamola se c'è. Se non c'è, c'è una fiamma grezza, vediamo tutte le fiamme grezze. Allora, in realtà io l'ho vista già prima, quando ha esposto il punto, io ho visto già prima la fiamma e mi è stata confermata diciamo, un po' dal dubbio di Monica, no? È come se facesse delle domande per trovare delle risposte. Io vedevo proprio la fiamma lì, che c'è, esiste. Dove? Sud Italia, però entroterra, potrei dire sì, tra la Puglia e la Campania, in mezzo, fine Campania, Calabria, però in mezzo all'Italia. Rifatta, finita. Sì, io la vedo Più lì. più avanti o più indietro di lui? Pochino più indietro, ma neanche tanto, più o meno, un pochino meno consapevole, però molto aperta, ce la vedo disposta. Il discorso fiamme è molto aleatorio, è molto legato alla creazione, è molto legato al momento, quindi è possibile che tu, Monica, veda altre cose. Se le vedi, dille tranquillamente. No, è al sud Italia, anche secondo me. Non lo riuscivo a vedere con così precisione come l'ha identificato Elena. Però appunto non è in Thailandia, non è in Israele come aveva indicato lui, che gli era arrivata questa voce, no? Se non ho capito male. Quello no, escludo. Sud Italia. Quindi ancora una volta le voci che lo sviano. Eh sì, Lui che è un appunto. prescelto e sente le voci, quindi perché non ascoltarle? Io non ne so niente, io sono solo Ciro, non sento niente, non capisco niente. E invece Ciro è Dio. Ciro è quello che crea la sua fiamma. Le varie entità, Elohim per esempio, quindi in mezzo ci sono Elohim più che YDL nelle voci. Vero. Sì, invece sì. E poi gli uomini Elohim. del tempo che gli tipo hanno fatto finire la storia con quella donna a cui lui ha rinunciato, che ha rinunciato a sposare, oppure non gli hanno fatto incontrare, diciamo, mai la fiamma. Ecco, anche gli uomini del tempo lì sono intervenuti. Tutte entità con PS queste, uomini del tempo, Elohim, EDL. No, neanche una. Tutte entità dotate di grande conoscenza, grande Assolutamente no. tecnologia. Un po', ma niente che non possiamo fare noi, anche noi. Con o senza tecnologia? Senza. Quindi non è un prescelto, Ciro. Cioè, scriviamo la parola prescelto e poi una bella croce sopra, non è un prescelto. È un prescelto per se stesso perché lui è Dio. Io direi così. Nel senso che è più di quello che viene inteso come prescelto. Loro dicono prescelto perché così ti sminuiscono, no? E ti senti sempre di dover dare qualcosa all'esterno. In realtà tu sei Dio e quindi ognuno di noi è Dio e quindi il loro prescelto è molto meno.
di quello che ci vogliamo far, cioè di quello che in realtà siamo. Monica. Sì, gli vogliono far sembrare, no? Di essere speciale e quindi eletto rispetto ad altri. Ma questa è un'illusione, cioè la verità è proprio l'unicità di ognuno di noi, che contiene la matrice divina. Va bene, chiamiamo la fiamma nel cinema, vediamo se viene. Sì, un po'... ci metto un attimo a comprendere. È come se si sentisse quasi un po' in imbarazzo a essere chiamata. Poi quando entra e vede tutto e capisce subito cos'è, va in prima fila. Monica. Allora, la fiamma è vero che è leggermente meno consapevole di lui, però vedo che è come se fosse ben disposta a mettere un piede sull'acceleratore per Sì. accrescere la propria consapevolezza. Ha proprio molta curiosità, molta fame, molta voglia di sapere. Assolutamente sì. Ciro e il cluster, andiamo. Sono molto singolari le vite, come sono rappresentate ogni vita da un obelisco dove sopra ci sono incisi tutti i contratti di quella vita. Se Un obelisco? sì, ogni vita è un obelisco, sì. Monica? Sai che io invece avevo visto dei pilastri, distinti. Sì, con de degli altorilievi. Via tutto. Ieri abbiamo visto con Monica un nuovo ad aeternum, ne stiamo creando di nuovi tutte le volte, un ad aeternum V al cubo. Veritas, vita, virtus. Se vuoi anche vibrazione. Facciamoglielo creare, prima uno normale, poi uno Veritas. E poi uno Veritas Vita Virtus insieme. E lo mette qui nel cluster. Soprattutto Veritas. Non esistono i prescelti, siamo tutti prescelti. Da noi stessi, per noi stessi. Il dono ce l'hanno tutti. Spesso chi ha il dono e sente le voci e vince il numerellotto e sa chi è morto prima del bollettino ufficiale, è semplicemente uno che ha un canale aperto. Le entità se ne sono accorte e fanno la festa con lui. Ritorno allo stupore degli uomini. Basta, questa storia deve finire. Basta, consapevolezza. La consapevolezza e l'informazione è l'arma per vincere tutto. Le entità che sono solo programmi e nella vita. Cosa fa? L'ha fatto, io vedo alla fine, dopo, quando ha messo il terzo, quello via il cubo, ha iniziato a partire una spirale velocissima, energetica verso l'alto che poi si è diffusa in tutto il cluster. Monica. L'ho visto, praticamente seminudo. Che fa proprio dei movimenti quasi fossero una sorta di danza tribale. E mentre fa questa danza muove le mani creando questi ad aeternum. Lo vedo veramente molto connesso con la natura, come se il contatto con la terra e con la natura gli desse un'ulteriore carica per creare più potenza dentro questi ad aeternum.
In particolar modo per quanto riguarda l'Ad Aeternum 3V, dove è contenuta la vita. Fatto tutto nel Sì. cluster Avatar. Cosa vedete? A me si è presentato l'avatar con in bocca quella sigaretta che lui descriveva prima e che si utilizza per vari tipi, no? Di droghe così naturali. Si è presentato in questa maniera, un po' così sfacciata, un po'. Sì, anche io ho visto che cercava di abbigliarsi, agghindarsi per entrare come se volesse entrare nei favori di Ciro, no? Come se volesse diventare suo amico, cercare di convincerlo. Tutti gli Ad Eterno di prima li mettiamo qua, al posto dell'avatar che è finito in un portale definitivo. Un'altra cosa che non serve a niente è che eliminiamo forti della nostra consapevolezza di come stanno finalmente le cose. Che succede? Allora, alla fine, quando ha messo tutte e tre l'Ad Aeternum, qua invece è diventato tutto come se ci fosse stata quasi un'esplosione nucleare, okay, di energia azzurra-blu che si è diffusa anche un po' sopra gli altri avatar intorno. E poi come se fosse scesa una pioggia di questa energia un po' sugli altri avatar intorno. Sì, a me l'ha data sotto forma di tipo tempesta, una tempesta che ricorda un po' una tempesta solare, una sorta di aurora boreale. Esatto, sì, è una cosa così. Quindi che fa? È come se tutti e tre questi ad aeternum insieme fossero quasi la formula esponenziale esplosiva per diffondere l'energia ancora più in là. Bene. Quindi fatto, messo, avatar chiuso. Ok, nuova vibrazione. Vai Monica e poi Elena. Io adesso vedo 73 miliardi. A me ne dava 253. Nuova consapevolezza. 252%. Sì, a me è venuto 152. 154. PS. Cinquantotto Sì, 63. Vite precedenti. 2316. 2231. Cervello. Viene 10.2. 9.9. Va bene, messaggio finale della PS della PE di Ciro a Ciro. Immagino che entità eteriche, mentali, programma defolgorazione o defibrillatore o defibrillazione e impianti non ci siano più, giusto? Piramide colloquio del DMT non c'è più, giusto? Esatto. Messaggio finale, la prima che inizia ha la parola.
Allora, a me veniva già prima, voleva già dirglielo prima, la sua PS è, diciamo, la base da cui lui deve partire e, diciamo, dice la cosa su cui tu devi basare, tra virgolette, la tua azione da oggi in poi mi viene proprio grounding. Radicamento. Qui, sì, radicamento proprio, sai, il grounding, quello che fanno proprio nella natura. A contatto proprio piedi mani più libero possibile col corpo proprio che si immerge nella natura. Mi viene quasi addirittura queste immagini, queste due immagini mi sono venute. Allora, diciamo in un bosco oppure in un posto dove ci sono tanti alberi, rotolarsi e coprirsi con la terra. E sentire la sensazione e la stessa cosa con la sabbia in riva al mare. Ok. Sì, e poi è come se da qua gli arrivasse proprio a livello dall'interno da oggi in poi, non più una voce esterna, ma proprio sentendo se stesso dall'interno, è come se gli arrivasse proprio l'immagine di quello che vuole fare da grande, tra virgolette, nel senso quello che lo farà stare bene, quello che sarà la sua strada. Queste sono le premesse per poi aprire tutta, diciamo, il suo cuore completamente alla sua fiamma. Monica. Allora, mi ha mostrato come questi tre ad aeternum sono andati in qualche modo a risolvere la triade originale che abbiamo visto e che li può riattivare, utilizzare nel caso in cui dovesse di nuovo sentire che in qualche modo si affaccia uno di questi elementi che gli riattiva la triade. Quindi nel momento in cui si dovesse ancora molto sentire, magari fortemente coinvolto rispetto al percorso del padre, di ricreare questi tre ad aeternum. Poi mi ha mostrato qualcosa di molto simile a quanto diceva Elena a proposito del grounding, e vedo che lo fa anche con la cenere. Come se andasse a bruciare della legna e questa cenere diventa poi l'elemento su cui lui, non so, ecco, ricrea il suo presente e il suo futuro, proprio partendo dall'interno di sé. Perché mi mostra le radici che sono all'interno del suo cuore. Lo Ok. vedo proprio questo cuore alleggerito, ripulito, anche grazie al fatto che abbiamo tolto gli impianti. Lo vedete bene, quindi? Molto bene. Si è avvicinato o si è allontanato alla fiamma? Vicino, sì, molto più vicino. Si è allontanato o si è avvicinato al luogo in cui effettivamente vuole e vivrà? Vuole vivere e vivrà? Molto più vicino. Monica? Sì, è più vicino. Va bene, abbiamo finito.